Allora, la convoluzione per segnali discreti, scrivo, va bene, la dimostrazione tra parentesi è esattamente identica a quella per segnali continui. Dice questo, che se f di z è la z trasformata di f di k e g di z è la z trasformata di g di k, allora la convoluzione tra f e g, che dovrei scrivere nella seguente maniera: somma per i che va da meno infinito a più infinito di f di k meno i per g di i. Che diventa, nel caso in cui sia f di k sia uguale a 0 per k negativo e g di k sia uguale a 0 ancora per k negativo, questa somma per i che va da meno infinito a più infinito diventa, per k negativo, per i negativo g di i uguale a 0, e quindi la somma tra meno infinito e meno 1 è sempre uguale a 0, e quindi posso limitare questa somma per i che va da 0 a più infinito, ma quando i è maggiore di k, questo k meno i diventa negativo, per cui la f diventa nulla, e quindi per i che va da k più 1 a più infinito è tutto 0, e quindi qui sopra diventa k. Di f, scusate, non di k, di k meno i g di i. E il teorema afferma che la z trasformata di questo, che sarà uguale alla z trasformata di questo uguale alla z trasformata di questo uguale a f di z, z trasformata del segnale f di k, moltiplicato g di z, z trasformata del segnale g di k. Ancora qualche proprietà importante per i sistemi tempo continui, per sistemi e segnali continui. Se f di s è la L trasformata del segnale F di T, allora la L trasformata del segnale derivata di F rispetto al tempo è uguale ad S per F di S meno il valore della F assunto in 0. Ma prima, anche se questa qui è ben nota, è importantissima questa proprietà, va bene, ma poi bisogna fare un commento in una qualche maniera. Va bene. La L trasformata della derivata di F rispetto al tempo
è uguale per definizione all'integrale tra 0 e pi infinito della derivata di f rispetto al tempo per e alla meno st in dt uguale, integriamo per parti, una primitiva di derivata di f rispetto al tempo è la f, ovviamente, quindi uguale ad f di t per e alla meno st tra 0 e più infinito meno integrale tra 0 e più infinito di f di t, e devo derivare e alla meno st, derivata ovviamente rispetto al tempo, alla variabile rispetto a cui sto integrando, e la derivata di e alla meno st per rispetto al tempo è ancora e alla meno st per meno s e quindi più s fuori dell'integrale, perché è una costante rispetto alla variabile di integrazione, in dt uguale. Ovviamente nella, attenzione, va bene, nel dominio di convergenza della f di t, questa quantità quando t va a più infinito va a 0, non quando s è al di là della scissa di convergenza, ma per s all'interno della scissa di convergenza questa quantità per t che tende a infinito va a 0, e quindi qui viene meno f di 0 da questo qui, sarebbe per e alla meno s per 0, ma che è 1 più s per, e questa roba qui, f di s, da cui il teorema. Commento, attenzione, va bene, dovevo dirlo forse prima, ma questo è il momento giusto, va bene, di dirlo. Piccolissima parentesi, cos'è una funzione di Dirac o la funzione impulsiva? Dove ne avete sentito parlare? A elettrotecnica sicuramente. Ne avete sentito parlare da qualche altra parte? No. Allora, ricordo semplicemente. Ricordo che la funzione di Dirac, chiamiamola delta di t, è una funzione che vale 0 per t diverso da 0. Punto interrogativo boh per t uguale a 0, e che gode della proprietà che l'integrale tra meno a e b con a e b qualunque positivi, quindi l'integrale è un intervallo contenente l'origine, va bene, di delta di t uguale a 1. Gode inoltre della proprietà che, preso una qualunque f di t continua nell'origine almeno, va bene, per delta di t è uguale ad f di 0 per delta di t, per cui l'integrale tra meno a e b di f di t delta di t in dt è uguale ad f di 0, non appena qui dentro ci si mette questa roba qui, va bene, che è uguale a f di t per delta di t, ne risulta immediatamente questo, che questa sia vera è abbastanza ovvio, va bene, per t diverso da 0 ovviamente vale sempre vale 0, sia questa che questa, e per t uguale a 0 questa funzione vale f di 0 per delta di 0, ovvero sia questa da cui poi questa integrale, e così via. Ricordo anche che normalmente non sto a normalmente, momentino, da ingegneri la funzione di Dirac si tira fuori nella seguente maniera: si prende una funzione
che è un di questo tipo, va bene, dove questo è un delta, va bene, e questo valore è 1 su delta, in maniera tale che l'integrale in un qualunque intervallo contenente l'intervallo delta sia pari a 1, va bene, e poi cosa si dice? Mandiamo delta a 0, va bene, cosa viene fuori? Va bene, questa funzione cresce sempre e viene fuori l'impulso di Dirac. Facciamo attenzione che un virtuale matematico seduto lassù in cima, di fronte a un discorso di questo tipo, farebbe delle grasse risate. Ovviamente questo è un modo proprio di presentare in maniera qualitativa, va bene, la funzione di Dirac, però non abbiamo altro strumento, perché se no si dovrebbe parlare, va bene, di teoria delle distribuzioni, e soltanto alla luce della teoria delle distribuzioni che c'è un rigore matematico, va bene, per definire funzioni di questo tipo. Ma perché mi interessa? Ne avete già sentito parlare ad elettrotecnica sicuramente. Perché se io ho una f di t un'altra piccolissima proprietà, va bene, sempre della delta di Dirac, va bene, l'integrale tra meno epsilon, epsilon positivo, e t corrente, la variabile sarà t, estremo superiore di questo integrale, di delta di tau, ora il nome della variabile integrazione lo chiamo tau per non confonderla con questo t che è all'estremo superiore, in di tau, cioè la cosiddetta funzione integrale, va bene, dell'impulso, che cos'è? Va bene, ovviamente è il gradino, perché per t minore di 0 l'estremo di integrazione, cioè l'intervallo di integrazione, non comprende l'origine, e quindi quell'integrale è 0, e quindi qui vale 0. Per t positivo l'intervallo di integrazione comprende l'origine, e quindi qualunque sia t l'integrale è 1, da cui per t positivo questa funzione del tempo vale 1, il che significa, momentino, solita grassa risata, come dicevo prima, va bene, se facessimo un discorso decisamente più rigoroso, va bene, ma non lo facciamo, ma ciò che sto per scrivere è vero, va bene, che la il gradino, come l'avete chiamato, 1 di t, come o u, allora questa sia la funzione u maiuscolo, no, u di t. Va bene, se siete abituati a scriverlo così, però non lo scrivo U minuscolo, perché noi con U minuscolo cosa intendiamo? È l'ingresso di un sistema, e quindi se no ci sarebbe veramente confusione. Va bene, io a dir la verità lo scrivo 1 di T, lo scrivo il gradino. Allora, cioè, il discorso è che la derivata di 1 di T rispetto al tempo è delta di t. E se io prendessi, andiamo, una funzione che fa così, va bene, qui continua, qui c'ha una discontinuità qui, e poi è continua, e questa sia la f di t, se ne fa la derivata, che succede? Derivata di f di t rispetto al tempo è uguale. E chiamiamo con f star di t la derivata di questa f per t minore di 0 e per t maggiore di 0, cioè quella che otterrei con f star se io abbassassi questo pezzo di funzione positiva di questa quantità per ottenere una continuità della funzione anche in 0. Va bene, e chiamiamo
derivata di f star rispetto al tempo, con f star quella funzione che io ho abbassato, va bene? Ma la funzione originaria è uguale a questa f star più un gradino, più un gradino, un gradino che è uguale a questo valore sulla discontinuità, va bene? E quindi si scrive più delta di t, perché la derivata del gradino è il delta, però non soltanto delta, lo devo moltiplicare per una costante pari a questa differenza, a questo salto qui. Quindi delta di t moltiplicato f, si scrive così, guardate, di 0 più meno f di 0 meno, intendendosi con f di 0 più che cosa? Il limite della f di t per t che tende a 0 da destra, e con f di 0 meno intendendosi il limite della f di t per t che tende a 0 da sinistra. Queste cose però le dovreste già sapere, e quindi un'altra cosa che sicuramente sapete, ed era il commento che io volevo fare, ritorniamo alla pagina precedente, no, questa è la descrizione, ancora la pagina precedente, eccolo qui, va bene, il teorema sulla derivata. Cos'è questo f0? Che se io ho una funzione che ha una discontinuità in 0, una f di t che ha una discontinuità in t uguale a 0, nel senso che prima di 0, vabbè, ammettiamolo pure che sia tutta nulla, ma questa benedetta funzione da 0 in poi fa una cosa di questo tipo. Allora, questo f di 0, che cos'è? F di 0, limite della f di t per t che tende a 0 da destra, e sarebbe questo valore, o limite della f di t per t che tende a 0 da sinistra, e in questo caso, se io suppongo che la f di t sia tutta nulla, 0, quale dei due? Limite da destra? Dipende. Va bene, sia limite da destra che limite da sinistra. Però dipende da cosa? Dalla definizione che noi diamo alla L trasformata. Allora, cambiamo ancora pagina. Ritorniamo sulla definizione di L trasformata. La definizione è integrale tra 0 e t di f di t per e alla meno st in dt. Siamo d'accordo? Bene. E se la mia f di t avesse, sì, nulla prima di 0, va benissimo, va bene, e poi dopo di 0 sarà quello che sarà, ma avesse un impulso nell'origine, un delta moltiplicato una costante, chiamiamola A, di t, allora io questa definizione non va bene. Di L trasformata. Attenzione che l'impulso, come ben sapete, si indica con una freccia nell'istante, sistemata nell'istante in cui c'è l'impulso, e quindi disegnato questa freccia, un impulso A per delta T in 0. La funzione in 0 vale A per delta T, impulso. Va bene, allora questa scrittura come L trasformata non va bene, è decisamente ambigua. Perché se io faccio l'integrale tra 0 in poi, devo pormi il problema. Va bene? E quell'impulso di Dirac che fine fa? Dico, ne tengo conto a mezzo, lo taglio in due, va bene? Peggio che tagliare un capello in quattro, va bene? Ci mancherebbe altro. Allora, in quell'integrale io devo decidere se in questo integrale è compreso l'impulso in 0 o non è compreso. E quindi vi sono due definizioni di L trasformata. Prima definizione, integrale, e si scrive così,
tra 0 meno e più infinito. Ah, scusate, qui ho commesso una, in questa definizione qui, che errore ho commesso, lapsus. Jesse non è il primo che succede, ci mancherebbe, non t, ma ovviamente più infinito, va bene, la definizione di L trasformata, non è una convoluzione, va bene. Allora scusatemi per l'errore, forse ne ho commesso qualcuno, lapsus Jesse, anche prima, come mi ha avvisato uno dei vostri colleghi, può darsi, ma dal contesto, diciamo, della lezione si capisce benissimo. Bene, andiamo avanti. Oh, prima definizione, integrale tra 0 meno e più infinito di f di t per e alla meno st in dt. E per essere precisi la chiamiamo L con un segno meno di sotto, L della f di t. Uguale. Allora, con questo 0 meno intendo integrale tra meno epsilon, epsilon positivo e più infinito. Non fatemi scrivere l'integrando, è quello di prima, limite per epsilon che tende a 0 per valori positivi. Va bene? Vuol dire che in questo caso, in questo integrale, l'origine è compresa come nell'intervallo di integrazione, il che significa che tengo conto dell'impulso di Dirac presente nella f di t. Seconda definizione, che chiameremo L più, uguale per definizione integrale tra 0 più e più infinito, puntolini sempre della stessa zuppa, intendendosi come integrale tra più epsilon e più infinito, limite per epsilon che tende a 0 da destra. Il che significa che in questo caso, seconda definizione, io qualunque sia l'impulso nell'origine della f di t, lo taglio fuori. Fuori discussione. Siamo d'accordo? E allora ritorniamo al teorema della L trasformata della derivata, che dice, e lo scrivo ancora in maniera ambigua, va bene, che la L trasformata della derivata di F rispetto al tempo è uguale ad S per F di S, dove F di S è la L trasformata della F di T, meno f di 0. Cos'è questo f di 0? Dipende da questa L. Se questa è la L meno, allora questo f di 0 meno. Se definisco come L trasformata la L più, allora quell'f di 0 è f di 0 più. Attenzione, si abbia una funzione di questo tipo, tac, e poi qui farà quel che vuole. Questo sia 1 per semplicità, potrebbe essere 25, non cambia niente, poi si moltiplicherà per 25 ciò che sto dicendo ora. Va bene. Allora, questa sia la f. La derivata com'è? Oh, questo qui, tanto per semplicità, sia un esponenziale. Va bene. Anzi, sia e alla meno t. Va bene, tanto per... Allora, la derivata di f rispetto al tempo, qui c'ha una discontinuità in zero la f, vuol dire che c'ho un impulso. E poi la derivata di e alla meno t è meno e alla meno t, e quindi eccola qui. Scusate, la freccia non c'entra niente. Siamo d'accordo? Allora, quando io faccio la L trasformata della derivata di f rispetto al tempo, devo essere chiaro in questo caso.
la derivata ha un impulso nell'origine. E quindi deve essere chiaro, ne tengo conto o non ne tengo conto? Punto interrogativo. Ne tengo conto dell'impulso nell'origine, e allora vuol dire che adotto come L trasformata L meno. E questa sarà uguale ad S per F di S. Guardate che la F di S, che cos'è? La L trasformata di questo segnale. C'ha degli impulsi nell'origine? No, questo segnale F di T. Va bene, se non ha impulsi nell'origine, L- o L+, sono la stessa zuppa. Va bene, quindi la L trasformata la chiamiamo sempre F di S. Inutile scrivere F+ o F-. Niente. Va bene. Meno F di quale 0? 0 meno. Siamo d'accordo? Se la F di T era nulla prima dell'origine, vuol dire che questo sparisce, 0. D'accordo? Ma vuol dire che qui ho tenuto conto dell'impulso. Oppure posso scrivere L più di derivata di F rispetto al tempo uguale ad S per la stessa F di S di prima, questa stessa qui, perché la F di T, ripeto, in questo esempio, non contiene impulsi nell'origine, e quindi il suo integrale della F di T, non della sua derivata, che contiene impulsi nell'origine 1, il suo integrale tra 0 e più infinito non è ambiguo 0, perché tanto 0 più o 0 meno è la stessa zuppa, non ci sono impulsi nell'origine, meno, attenzione, F di 0 più in questo caso. E quindi sarebbe 1, questo è 1, questo è 0. Sembra che le cose non vadano bene, sembra, perché è possibile che la L trasformata, la stessa L trasformata, mi dia in un caso S F di S e in un caso S di S, S di F S meno 1. Le cose tornano, perché tra le due, tra questa e questa, cos'è che cambia? Cambia questa L trasformata. L meno, posso dire, attenzione, che L meno della derivata di F rispetto al tempo è uguale, facciamo un po' di spazio, ovviamente è uguale a L più non basta, va bene? Perché in questo caso, va bene, la L meno uguale più 1, perché la L meno deve contenere l'impulso nell'origine, o quel più 1, attenzione, è in questo esempio. In generale dovrei scrivere più integrale, lo scrivo così, tra 0 meno e 0 più, dovrei scrivere, per non far ridere un po' di gente, ma diciamo la simbologia è questa: limite dell'integrale tra meno epsilon e più epsilon, per epsilon che tende a 0 per valori positivi, ma è ovvio, va bene, di f di t, ma nell'integrale scusate, della derivata di f rispetto al tempo per e alla meno st, ma l'intervallo di integrazione è praticamente 0, quindi e alla meno s per 0 che vale 1 in dt, va bene? Ovviamente questa quantità è nulla, certamente, se quella funzione che sto integrando, derivata di f rispetto al tempo, non ha impulsi nell'origine, va bene? È diversa da zero se la derivata di f di t ha impulsi nell'origine, per cui la L- e la L+ sono diverse.
queste sono diverse. Diverse di cosa? Proprio di questo 1 qui, in questo caso. E tutto torna. Va bene, senza problemi. Ovviamente proprietà analoga, va bene, di questa per la Z trasformata non c'è, va bene, perché per la Z trasformata non ha senso parlare di derivate, va bene, di successione. La generalizzazione della proprietà per la L trasformata detta ora dice che la L trasformata della derivata ennesima di f di t rispetto al tempo n volte è uguale ad s alla n per f di s, dove ovviamente f di s è la L trasformata della f di t che io sto derivando n volte. Vediamo di non sbagliare. Meno somma per i che va da 0 a n-1 di s alla i per derivata di ordine n-1 meno i, va bene, calcolata in 0. Ovviamente se faccio la derivata prima, n uguale a 1, allora viene, no, ci manca qualcosa. Cos'è che ci manca? Ci manca qualcosa. Questo no, f di s, questo meno dove lo devo mettere? Mica qui, dove lo devo mettere? Qui sopra. Siamo d'accordo? E quindi la L trasformata della derivata ennesima uguale s alla n per f di s meno questo sommatoria. Qui avevo scritto semplicemente che f grande di s è la L trasformata di f di t. Difatti torna col discorso di prima, perché se n uguale a 1, derivata prima, quindi la L trasformata della derivata prima viene sf di s, per n uguale a 1 questa viene somma per i che va da 0 a 0, quindi un termine solo, quello per i uguale a 0, quindi s alla i viene 1, va bene, perché i uguale a 0, f di n meno i, se n uguale a 1, ci va tolto questo meno 1, scusate, vabbè. N meno i. No, ci va. Vi chiedo scusa, ogni tanto succede. Va bene, che il cervello va in tilt, rimane registrato, ci mancherebbe altro. Va bene, perché è giusto che quando il cervello vada in tilt ci rimanga, va bene, ma ogni tanto succede. Me ne scuso con voi, ricorreggiamo. Derivata di ordine n meno i meno 1. Ecco, sentite, sono le 10:20, oggi chiudo qui. Va bene, visto che le cose vanno così, oggi chiudo qui.